Ci parli di Vida? Sì, con tanto piacere. Io Davide lo conosco da circa 4 anni e ho trovato in lui sempre una persona di grande talento, un talento autentico, non di quelli prefabbricati che a volte si trovano a giro per il mondo. Lui potrebbe, in qualche modo e maniera, appartenere a quella cosa che si chiama transavanguardia, cioè questa rielaborazione dei codici tradizionali della prima pittura contemporanea, di Van Gogh, di Dalì e di tanti altri, però con una chiave assolutamente nostra, diciamo. E il paragone, come si dice, nasce spontaneo, perché nella sua grande energia lui, per esempio, può perfettamente equipararsi a un Picasso, nella fantasia a un Dalì, nel pathos, in una certa drammaticità Van Gogh. Difatti lui ha loro come parte dei suoi patrocinatori nell'arte, i suoi primi maestri sono stati loro. Prevedo e gli auguro veramente un grande futuro. Lui, sempre io lo dico, se dovrebbe rinunciare a tutto, ritirarsi in campagna o in un eremo solo a dipingere. Però comunque anche questi passaggi, no? Dalle sue prime attività artigianali, diciamo, che non riguardavano strettamente l'arte e la pittura, lui sta facendo un percorso. Io credo che se lui trova i personaggi giusti che lo possano accompagnare, un gallerista, come già ha trovato qualcuno a Milano, lui può veramente fare una lunghissima strada e arrivare lontano.